che siamo abbastanza scoperti dietro, nel senso che abbiamo 5 giocatori in questo momento, quindi sicuramente devono arrivare due alternative sulle fasce, sia a destra che a sinistra, e un paio di centrali. I tifosi si aspettano il grande attaccante, l'attaccante in grado di andare in doppia cifra, l'obiettivo primario della società, ma questo attaccante quando arriverà? Ah, questo non lo so, io vado in campo e alleno quelli che ho, quando arriverà arriverà, se tutti sperano possa arrivare il prima possibile. Sappiamo che non è un mercato facile, non ci sono tanti attaccanti in giro che danno la disponibilità, perché alcuni sono in grandi squadre, alcuni devono aspettare prima di scendere in categoria, altri hanno altri obiettivi personali. Quindi è un mercato non semplice, ma non solo per il Pescara, per chiunque, tant'è che non tante squadre si stanno muovendo. L'attaccante è un ruolo particolare, è difficile sceglierlo, non è semplice e soprattutto non bisogna sbagliarlo, quindi bisogna avere le idee chiare e quando capiterà l'occasione giusta penso che il Pescara si farà Quali trovare pronto. caratteristiche deve avere? No, ma poi non è detto che l'attaccante debba essere un nome di grido, perché la storia del calcio ci insegna che tante volte servono altre cose oltre che il nome, anzi, spesso servono altre cose, quindi deve essere uno che fa gol prima di tutto. E uno capace di vedere la porta, uno capace di giocare con i compagni, quindi che abbia una buona tecnica individuale, che sappia giocare a spalle alla porta insieme ai compagni, ma che sappia anche attaccare la profondità. Diciamo che deve essere un attaccante completo. 2 settimane di lavoro, a che punto è, diciamo, l'avvicinamento al campionato anche dopo la prova di Napoli in vista anche dell'amichevole con la Ternana? Ma stiamo andando avanti con il lavoro, con qualche problemino, perché ovviamente soprattutto dietro non siamo completi e lavoro praticamente con 5 giocatori più 2 ragazzini, e quindi è normale che poi quando arriveranno i giocatori, che lì arriveranno sicuramente, si dovrà riniziare da capo il lavoro, ma è l'ultimo dei problemi, insomma. Prima aspettiamo che arrivano, siamo contenti e poi ripeteremo tutto il lavoro fatto. Io non so nulla di questo bello di presidente, ancora non l'ho sentito stamattina. E doveva ancora arrivare a Milano, perché so che ha passato la giornata a Milano, comunque al nord, e quindi fino a questo momento non sentivo, che abbiamo finito allenamento pochissimo tempo fa, quindi alla fine di questa serata lo sentirò e mi darà gli aggiornamenti. Quindi in questo momento sì, lo conosco, ma non lo conosco bene, perché per me un allenatore conosce bene un giocatore quando lo allena. Però ci sono anche dei giocatori attualmente in organico che probabilmente non rientrano o potrebbero non rientrare a breve nei programmi del Pescara del prossimo anno. Credo che questa sia una cosa normale, si fa un mercato in entrata e si fa un mercato in uscita, quindi quando cercheremo di capire tutti i giocatori che arriveranno, certamente qualcuno dovrà partire, perché altrimenti saremo troppi.